Ciao bestioline e benvenuti in questo nuovo video unboxing di AliExpress. Finalmente, visto che era da ottobre che avevo ordinato queste cose, sono ben 14 pacchetti, come potete notare, vedete quanta roba che ho qui sul tavolo. Ma iniziamo subito con il primo pacchetto. Prendiamolo insieme. Beh, devo dire che me lo aspettavo molto più grande, come potete vedere anche il colore. Beh, si poteva fare di meglio. E secondo voi? Sono impazzita di colpo? Potrebbe darsi. Potrei essere impazzita, non di colpo, perché della deficienza ha sempre abitato il mio corpo, ma perché da ottobre ad oggi non mi sono arrivati i pacchetti. Dove sono i miei pacchi, Poste Italiane? Perché AliExpress mi dice che hanno ricevuto la conferma che avete consegnato il pacco? Dove sono i pacchi, Poste Italiane? Che non me li rimborsano neanche, visto che avete detto che me li avete consegnati? Postino? Il mio caro, caro postino di 95 kg sta andando in giro con il mio mini abito? Postino barbuto? Mi dica un po', le va bene il mio vestito? E le mie cose cartopazze, postino, dove sono le mie cose cartopazze? Ne vogliamo parlare? Vogliamo veramente parlarne, caro il mio postino? Dimmi un po', cosa vogliamo fare? Io sono stanca di andare in posta tutte le maledette settimane, che poi tra l'altro adesso mi hanno anche cambiato, che la zona proprio della posta, non Poste Italiane, proprio posta, adesso chiude il sabato. Hanno deciso così. Si saranno rotti i coglioni perché io ogni maledettissimo sabato andavo lì a litigare, a chiedere i miei pacchi? Potrebbe darsi. Potrebbe darsi. E io adesso cosa faccio? Me lo spiegate? Devo chiedere mezza giornata al lavoro per andare in posta a litigare? Cosa vogliamo fare? Tra l'altro ho le mani di un colore indegno. Sarà la morte, signori miei, la morte che sta venendo a prendermi. E arriva prima del postino. Rendiamoci conto, da ottobre siamo a metà febbraio. Non lo so. Adesso spacco la penisola così, con un colpo di judo ben assestato. Non so. Voi come siete messi a postini? Ditemi, ditemi, mie care bestioline, perché qua urge una mattanza di postini. Oppure prestatemi il vostro postino cortesemente, perché il mio, non so, dove li infilerai i pacchi? Li fai spalire col culo? Dillo, dillo postino, cosa dobbiamo fare? Tra l'altro, ovviamente mi manderanno in restrizione il video, ma chi se ne frega? Chi se ne frega, perché tanto adesso me la tolgono la monetizzazione, quindi posso dire il cazzo che mi pare. Ok? Dov'è la mia posta? Dove sono i miei pacchetti? Io voglio un responsabile di Poste Italiane che vada a dire a AliExpress di rispedirmi le cose, perché ve li siete ciulati. Stronzi. Tra l'altro, aggressività, poi mi calmo, poi di nuovo aggressiva. Insomma, un'altalena di emozioni contrastanti. Ho mandato mia mamma in posta. Povera donna, cosa gli tocca fare? È andata in posta spacciandosi me, tra l'altro, ma io non le avevo detto che tipo di pacchi aspettavo. Lo ha supposto lei. È arrivata. Ha detto il mio nome, il mio cognome, il mio indirizzo. E un tizio che era lì, un responsabile, un signorino molto gentile ed educato, è andato a cercare nella mia casella, è tornato indietro, l'ha guardata e gli fa: "Ma per caso sono pacchettini piccoli che arrivano dalla Cina?" E lei: "Sì, certo." E lui la guarda e gli fa: "No, non sono passati da qua, noi non ce li abbiamo. Come cazzo fai a sapere che erano pacchettini piccoli e che arrivavano dalla Cina se non sono stati lì? Dimmi dove li hai infilati, ok?
Ok, dove sono? Dove? Adesso faccio come... americani, guardate questo video. Super combo. Dove sono i miei pacchi? Sto impazzendo. Aiutatemi. Procuratemi un postino o un lanciafiamme per inseguire il postino, vedete voi. I vostri pacchetti sono arrivati. Aiutatemi. Aiutatemi. Dove sono? Io sto ancora aspettando il vestito che avevo preso per Capodanno, perché ne avevo presi due. Uno non so come è potuto. Ah no, mi era arrivato quello, l'unico tra l'altro che dovevo firmare per ricevere uno. Gli altri nisba, niente. Dov'è il mio vestito di Capodanno, che siamo a metà febbraio? Poste italiane. E niente, vi saluto e vado a vandalizzare Poste Italiane del mio paese. Ciao!